è stata una meraviglia stamattina. Ho pensato, ci mancava anche questa, effettivamente. Arezzo questa mattina si è svegliata così, imbiancata. Era infatti prevista e nella notte è arrivata un'intensa nevicata. Fiocchi scesi in tutta la provincia, ma anche in città. Qui ci troviamo al Prato, nel cuore del centro storico aretino. Io la neve del 24 di marzo a 23 anni non l'avevo mai vista. Io penso che questo 2020 a questo punto ci possa... Sorprese di tutti i generi ci può garantire a questo punto. Già che non si lavorava niente, con questa neve poi tra oggi e domani non si vedrà una persona, sicuro, assolutamente. La neve fa bene, è un piacere vederla. Va via subito di conseguenza, speriamo che vada via anche questo virus. È così, bisogna prenderla per quel che è, farsi forza e stare in casa. Un'insolita prima nevicata, visto il periodo dell'anno, ha così ricoperto gran parte della provincia. La neve infatti è caduta anche a basse quote. È bellissimo, fra un po' arriveranno anche gli extraterrestri, li stiamo aspettando. È sempre più insolita questa situazione, infatti, è proprio così. In tutta la mia vita non avrei mai immaginato, guardi, mai. Però si combatte. Almeno la gente sta a casa, un buon motivo per far stare la gente a casa. Il centro storico aretino, già fermo e deserto, viste le misure disposte dall'emergenza sanitaria, si presenta così, dipinto da una candida coltre bianca. Già è strana la situazione in generale, strano nello strano. Ora diciamo la neve comunque è andata già quasi tutta via. E lavorare, sì, si lavora poco perché giustamente la gente sta a casa, ora che è freddo specialmente speriamo che stia a maggior ragione in casa e speriamo che finisca presto. Non si registrano al momento disagi particolari alla circolazione. Purtroppo è toccato sopportare anche questa qui, oltre a tutte le complicazioni che ci sono, più che altro legate al virus eccetera, è toccato anche questa qui. Comunque si va avanti, c'è poco da fare. Stamani c'è stata una sorpresa, mentre dovevamo venire a lavorare per dare un servizio, e è arrivata la neve. Una bella nevicata, io che sto quasi ai piedi del Prato Magno, e quindi diciamo che è stata proprio un'improvvisata. Problemi nella notte solamente in A1, attorno alle 4 è stata infatti chiusa l'autostrada del Sole, disagio fortunatamente risolto in meno di un'ora. Sulla E45 invece è scattata l'allerta rossa attorno a Sansepolcro con prefiltraggio dei mezzi.